farò vedere come lavorare le maglie a dritto con il sistema continentale. Quindi io mi tengo il filo con la mano sinistra e lo tengo in tensione in alto così. Questo è il filo che va al gomitolo e questo è il mio lavoro che io ho già avviato. Per fare la maglia dritta, semplicemente io entro dentro il ferro da sotto, prendo il filo con il ferro e scarico la maglia precedente. Ecco qua, entro da sotto, prendo il filo e scarico la maglia precedente. Entro, prendo il filo e tiro fuori questa maglia e la scarico. Ancora entro, vedete, da sotto, prendo questa maglia qui davanti, la carico con il ferro e la tiro fuori. Ecco qua. Entro, prendo la maglia e la scarico. Ecco qua. Questo è il dritto. Semplicissimo. Entro, prendo la maglia e scarico quella precedente. Entro, prendo la maglia e la scarico. Entro, prendo la maglia e scarico quella precedente. Entro, prendo la maglia e scarico quella precedente. Il primo giro può essere un po' duro entrare nelle maglie a volte, quindi magari vi potete aiutare con le mani. Ecco qua. E questo è il primo giro, che è il mio giro a dritto. Le maglie a dritto si riconoscano perché, come vedete, davanti la maglia entra dentro la maglia precedente che è sotto. Non si vede la maglia che ho appena scaricato perché la maglia va sul rovescio del lavoro e infatti se io giro il mio dritto vedrò il rovescio e questi nodini qua che vediamo davanti alle maglie sono le maglie precedenti, semplicemente che sono state scaricate sul rovescio del lavoro. Quindi se vi trovate davanti questi nodini, questo è il rovescio, mentre il dritto è questo qua, cioè le maglie che entrano pulite dentro le maglie precedenti. Questo è il dritto del lavoro.